contenuti nella versione sotto acidi di Garden of Bamban, ossia Sunny Spot, con Albert, Rosa e Squeak. Qualcuno mi aiuti. Allora, inizia. Ah, mi sono cagato addosso. Ma puoi mettere un rumore di una trombetta per i suggerimenti in alto a sinistra? Va bene, sto zitto, non fa niente. Posso prendere qualcosa? È per interagire con gli oggetti. Oh, c'è un computer. Nocom. Mocon. Nocom. Vabbè, non ne ho idea. Abbiamo Albert. Sì, Rosa e Squeak, palesemente disegnati su Paint, ma noi non ci faremo domande. Sì, ma cosa dovrei fare con la E? Con cosa interagisco? Cos'è sta roba? Non è dato saperlo. Immagino, con le porte c'è l'ologramma di un pesce. Un pesce-gramma. Un olopesce. Direi di smetterla. Qui c'è scritto che è chiusa. Non c'era bisogno della scritta. Si vedeva palesemente dalla serranda alta 7 metri. Va bene. Un ombrellone totalmente a caso. Dei giocattoli. Chiudi la porta. Chiudi la porta. Non può chiudere la porta. Ragazzi, mi sono cagato addosso. Oh. Ma che cos'è sta cacata? Un tirapugni? E sia Garden of Bamban che Poppy Playtime sotto acidi. È proprio il mix perfetto. Che ci faccio col tirapugni? Posso tirare un pugno a questo? Ciao. Vai, tira il pugno. Non posso tirare il pugno. Tiro il pugno qua. Ah, mi sono leggermente cagato addosso. Ciao, come stai? Slenderman misto ad Among Us. Allora, quello mi sta guardando insieme al pesce gramma o l'olopesce. Immagino, ovviamente, questi giochi sono fatti con lo stampino. Spacco tutto. No, come le riaccendo le luci? C'è un modo per farlo? Si riaccendono da sole? Non si riaccendono da sole? Sì, io vorrei capire come vederci qualcosa. Dai, tira un pugno al coso della luce. Ma scusa, c'ero dentro e non funziona. Va bene, io ficco il pugno nel muro. Guardate, guardate quanto è fatto bene questo gioco, eh. Guarda quanto è bello questo gioco. Tiro i pugni all'entità che si trovano dietro al muro. Le backrooms. Oh, salve. Oh, salve. Ma cos'è? Ma perché tutti questi luoghi dove si fanno le feste sono pieni di mostri? Ragazzi, dov'è andata a finire? Ciao, tu chi sei? Squeak? Sbrisk? Chi sei tu di tutti quelli? No. Stiamo calmi. Stiamo buoni. Per favore, allontanati. Per favore, allontanati. Che devo fare? Che devo fare? Dov'è andata? Spacca. Spacca. Non posso spaccare. Ragazzi, sono leggermente confuso. Ah, devo prendere i disegni? Va bene. Collezioniamoli tutti. Io da bambino collezionavo i Pokémon. Potevo collezionare i disegni di quella bestia? Allora, 12 disegni. Si sbloccano le scale. Cioè, non le scale, la serranda. Insomma, avete capito. Però non c'è nulla che mi conti i disegni. Ok. Credo di stare tipo a 5. Stai tranquilla. No, dai. Ma c'è un muro invisibile che non mi fa tornare indietro. No, dai. No, non mi ha visto invece. Sì, ma io esattamente a quanti disegni sono? E dove sono tutti gli altri disegni? Qui ce n'è un altro? E no però. E dai. Io ti voglio bene. Siamo amici. No, il pugno che ho in mano è giusto per... Noi siamo amici. Tanto amici. Vero? Oh, l'ho aperto. Non so neanche io come, ma l'ho aperto. Ciao. Sì. Divertiti. Mi sono cagato addosso. Allora, immagino ci siano anche gli altri due mostri da qualche parte. Oh, raga, cos'è stato quel rumore? Ho preso una chiave. Ci sono degli snack. Buoni. Ci sono le Pringles. Che figata. Spacca. Non posso spaccare. Ah, aspetta. Forse la chiave serve da mettere tipo qui. La chiave? Da me. Ho preso una chiave. Cosa ci devo fare con questa chiave? Ma? Ragazzi, raga, è caduta per terra. Ehi, oh. E beh, perché è caduta? Entro nel muro. Sono un fantasma. Non sto capendo. È caduta a terra. Spero non si sia fatta troppo male. Sì, ma io la chiave dove la devo mettere? Qua ci sono i giocattoli. Ci sono tante cose belle. Devo aprire questo? Devo sfasciare questo in qualche modo? Ragazzi, sono confuso. C'è un modo per aprire l'inventario? C'è un modo per aprire il coso qua? Come la metto la chiave? Dove la metto la chiave? Dove la devo ficcare? Nelle Pringles? La metto nelle Pringles? La nascondo? Senti, scusa, io non è che ti voglio disturbare, anche se sei la creatura più ansiogena che io abbia mai visto. Ma sai dove devo ficcare la chiave? Qua?
Non funziona niente. Vedi, non posso dare neanche i pugni a sto coso. Dai, lo stavo provando fino ad ora. Ragazzi, siete tutti consapevoli. Sono le stanze di tutti. Albert. Poi abbiamo Squeak. Che cosa c'è qui dietro? La porta è bloccata. Poi c'è Vabbè, quello. Dove devo andare? Questa casa ha un non so che di inquietante. Sembra una faccia con degli occhi. Posso aprire la stanza di Albert? No, tutte le porte sono bloccate tranne una. Chissà dove dovrò andare. Ma non mi dire. Mannaggia tua sorella. Che cos'è questo? Un sofficino Findus? Ciao, i bastoncini del capitano. Questi sono i miei incubi dopo che ne ho mangiati troppi. Insomma, che vuoi? Che cosa ti serve? Boh, andare di qua. Allora, poster western quiz. Quiz di che? Non ho capito. Vado qua. Ok. E mo? Giallo, rosa e rosso. Ah! Di che colore era il rosa? Ai! Oh no, non mi ricordo. Era rosa? Non mi dire. Ok. Ti stai divertendo? Certo che mi sto divertendo. Un botto proprio. Qual è il cibo preferito di Albert? Broccoli, patatine e pesci. Suppongo i pesci. Non sono i pesci. No, non sono i pesci. Assolutamente. Ciao. Va bene, non sono i pesci. I broccoli? Perché è un broccolo? Non lo so. Le patatine? Non lo so, ragazzi. I broccoli. Ti giuro che sono i broccoli. Quanti occhi aveva Squeak? 3! Ne sono sicuro! Ah! Lo sapevo! Poi, di che colore sono le ciglia di Poster Broster? Posso tornare indietro a osservarlo? Ragazzi, posso tornare indietro a osservarlo? Posso citare? Ciao, Poster Broster. Come stai? Poster Broster. Sono arancioni. Va bene? Torno un attimo. Torno un attimo indietro. Meno male che ho potuto usare qualche piccolo cheat. Allora, 3. Purple orange. Hai visto? Cosa piace mangiare a Rosa? Lei se li mangia. Ah, che cosa si mangia? Ah, ma non è cosa piace mangiare a Rosa? È a Rosa piace mangiare? Sì che gli piace mangiare. Voleva mangiare me. Anzi, ma pure mangiare. Che cosa c'è scritto? How dare you? Ah, come ti permetti? E la risposta sarà sicuramente espressa. Evocato Satana, tua zia. Quindi mi stai dicendo che devo scegliere tra no e no? Beh, sicuramente no. Oh no, cioè no, cioè sì. Che cos'è? Ah, la chiave della stanza di Jumbo Joe. Volevo dire di broccolo. Quello là, insomma. Quello che si mangia i broccoli? Erano i broccoli? Non mi ricordo, erano i broccoli o le patatine? No, non è questa la risposta. Ragazzi, mi sento stupido. 3? No, mi sa che erano proprio i broccoli? I broccoli, perché è verde, capito? Perché sembra un broccolo e quindi mangia i broccoli. Se n'è andato, Wester Frester. Poster Wester. Welfare Wash Fries. Ok, apriamo la stanza di Squeak. Non era Squeak. La stanza di Alberto. Uè, Alberto! La caccia al tesoro di Alberto. Che figa! No, non è una figata. Non è una figata per niente la caccia al tesoro di Alberto. Non mi piace. No che non mi piace. Ma che devo trovare? No, Alberto, no! No, Alberto, io ti voglio bene! Alberto, a papà. Stai calmo, Alberto. Ok? Non ho capito, ragazzi, che cosa stiamo cercando. È tutto buio! Sto cercando qualcosa in particolare? Alberto! Ti voglio bene! Ok, vediamo. Alberto non può passare di là. Magnifico. Allora, queste sono tutte aperte. Ok, Alberto sta di qua. Va bene. Non c'è problema, Alberto. Non c'è problema. Noi siamo amici. Ho buggato Alberto. Dai, vatti sotto. Vieni. Ah, c'hai paura? Aspetta, io gli vado dietro. Gli vado dietro perché sono Loki. Master Trick. Ok, zitto. Mi sa che Master Trick non ha funzionato perché... perché si è buggato. Ciao Alberto. Senti, io devo solo aprire questa. Oh, ho trovato la chiave. Ho buggato Alberto e ho trovato la chiave. Sfigatone. Ok. Perfetto. Abbiamo la Squeak Room Ski. C'è una paperella gigante. Ciao. Oh no, ma è un polipo. Oh no. Oh no. Però l'acqua è fatta veramente bene. Che figata. Allora, io immagino di dover schivare della roba. Vediamo. Oh mamma mia. Dov'è il polipone? Dai, Squiddy. Che poi Squeak, Squiddy, più o meno siamo lì. Adesso mi esce davanti. Ah, ok, pensavo di non dover calpestare quelli. E mo? Oh, ma lo sapevo. Era praticamente palese. Vieni qua. No, lasciami. Tanto sei brutto. Lasciami. Ma mi ha mangiato. È finito il gioco? Il gioco finisce con Squeak che mi mangia. Fantastico. 10 su 10 IGN.